Mo, alla fine diceva Nicola, no? Questo, in questa virtualità, no? In quest'ansia di riferirsi sempre in quell'altro da sé, no? Questa nostra incapacità. Non no? Parla difficile, però, una cosa. Questa incapacità, no? di trovare sempre quell'intrattenimento, perché non ci riusciamo più a stare tra noi e noi. Ecco. Mo, diciamo, come questo blues di Pulcinella, come si colloca? Si colloca come un momento di intrattenimento o come un momento di teatro? Era un momento per fare sordo, perché questo spettacolo nuovo che gira ne facci sordo. No, sì, no, è un momento artistico molto alto, perché poi tu fondi insieme. Pure il napoletano. Pure il napoletano, posso dire. Sì. Ma quindi vaga così a ruota libera. Niente, è nato così, è nato perché uno voleva mettere insieme due cose. Ed è venuta fuori sta magia, sto fatto. Ui. Basta zitta, ti piace il blues? Difficile. A me mi piace il blues e tutti i giorni già cantare. Senti, e invece Manuela come si colloca in queste cose? Manuela come si colloca? Non lo so, ma come si colloca? Manuela! Sei collocata buona, sei collocata buona allora. No, questa è la cosa che faceva Mastra Culto, perché lui mi ha detto fai Manuela, quindi citazione. Ah, okay. Non, scusate, Manuela, non Manuela Renno che la gestisce lo spazio con Marco. Attenzione che c'è un nostro. No, scusate, ma guidando a Cadreto, ma brucare, ma via. Ma perché non nasce guidando a Cadreto? Ma perché non nasce da successo? sì, effettivamente. Proprio c'è... Ma scusate, ma no, perché scusate, perché io volevo portarvi a un momento catartico del teatro. Scusami, questa è una... Senti, che può dire Pulcinella ai nostri amici? Cari amici vicini e lontani, San Marino cessa, uscite fuori e facete macacà. Ecco. Credo che abbiamo raggiunto livelli veramente altissimo.